Ciao ragazze, allora, benvenuti in un nuovo video. Mi scuso sempre per che muovo un pochettino il cellulare, ma è il mio secondo video che giro con l'iPhone e mi sto arrangiando. Ma perché dico arrangiando? Mi sto arrangiando in maniera poco professional, quindi perdonatemi. Allora, in questo video, come potete leggere dal titolo, vi voglio parlare delle scoperte del periodo. Sto testando alcuni prodotti, sia nuovi che scoperti. Appunto, oppure sto usando a gogo prodotti che già avevo e ve ne volevo parlare. Allora, inizio con il prodotto che mi ha entusiasmato di più in assoluto. Cioè, io sto facendo questo trattamento da 2 settimane. Quando lo finirò, perché questo trattamento dura 4 settimane, ve ne parlerò perché secondo me è un prodotto che vale la pena provare perché mi ci sto trovando davvero bene. Ed è il trattamento della grande Lash, e ho provato anche i loro mascara, il mascara grande e il primer mascara. Un prodotto che è rilevante per me, cioè l'ho provato ma non mi fa né caldo né freddo, è il grande Lips, che praticamente è un gloss rimpolpante per labbra, niente di entusiasmante. La verità, mi hanno stupito questi 3 prodotti che vi sto mostrando. Allora, vi mostro prima il trattamento che va fatto la sera prima di andare a dormire, va messo all'attaccatura delle ciglia e poi insomma andate a dormire. E praticamente questo qui è un siero che serve per far crescere e rinfoltire sia le ciglia che le sopracciglia. Lo sto utilizzando per le ciglia perché ho davvero delle ciglia molto molto sfigate. Mi metto sempre le ciglia finte come voi sapete, però da quando ho questi prodotti sto uscendo spesso solo con il mascara perché, cioè, guardate qua, fa delle ciglia davvero stupende, sembrano finte. Mai avuto delle ciglia così? Le ho avute, diciamo, con il mascara della Too Faced, il Sex and Better, una cosa di queste. Però l'effetto era tipo ragno perché c'era troppo troppo prodotto sopra, le ciglia erano tipo un po' raggrinzite. Questo qui invece le ciglia sono davvero morbidissime e super super lunghe. Vedete? Davvero pauroso, pauroso, pauroso. E niente, io sto mettendo questo trattamento che alla fine è fatto con questo pennino qui all'attaccatura delle ciglia prima di andare a dormire e poi sto utilizzando i loro campioncini di mascara e di primer, che sono favolosi. Metto prima il primer e poi vado ad utilizzare il loro mascara, che è molto consistente, diciamo, è molto molto denso. All'interno, secondo me, comunque contiene delle fibre, ma raga, vi assicuro, è un nero fortissimo, si strucca facilmente, fa delle ciglia favolose. La cosa importante è che non si sgretola, non vi fa il prodotto, cioè non vi fanno tutte quelle crosticine di mascara sotto, che è davvero fastidiosissimo. Davvero ottimi ottimi prodotti, vi ripeto, l'unico che non mi fa né caldo né freddo è questo prodotto rimpolpante per labbra, che alla fine c'è, cioè, niente di entusiasmante. Come potete vedere, è un semplice gloss che si chiama Collagen Boosting Plumper. È abbastanza, pizzica abbastanza e ha l'odore di vaniglia, comunque niente di trascendentale. Per me l'amore è assoluto. Il siero perché sta funzionando. Io ho fatto la foto la sera stessa che ho iniziato il trattamento e poi ve la metterò su Instagram e su Facebook per farvi vedere la differenza dopo 4 settimane. E ovviamente i mascara che sono davvero favolosi. Bene. E questi erano i prodottini che sto utilizzando sempre, si può dire. Solo sabato, cioè ieri, ho messo le ciglia finte perché mi mancavano, ma non perché ne avessi il bisogno, perché davvero questi mascara qua fanno un effetto stupendo. Bene. Poi vi faccio vedere i 3 fondotinta che sto utilizzando di più. Allora, e sono 2 prodottini che ho comprato al Cosmo. Cioè, questo qui mi è stato omaggiato dalla Divage Italy,
che è un nuovo brand che è approdato in Italia da poco e devo dire è molto molto valido. Allora, più che un fondotinta a me sembra una BB cream perché ha una bassa medio coprenza, però mi piace molto la consistenza di questo fondo perché è molto leggero, ha un effetto matte, ha un effetto matte molto bello, infatti è il Velvet Stay Matte. È un fondotinta opacizzante, copertura perfetta fino a 12 ore senza lucidità indesiderata. Ha un benissimo odore, si stende, vedete, con facilità. Però, per quello che ho potuto vedere io, diciamo, ha una coprenza tipo BB cream. La cosa che mi piace di questo fondo è che è molto 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 idratante, quindi è adattissimo per chi ha la pelle secca come me. È davvero leggero sul viso, non si avverte proprio. Mi piace. Ovviamente io vado a magari a coprire i rossori e ho un po' di occhiaia che ho con del correttore, perché comunque come coprenza, vi ripeto, mi sembra più una BB cream che un fondotinta. Però per chi ha poche imperfezioni, oppure io non è che ho tanti 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 difetti, però preferisco una copertura, non lo so, più uniforme, e quindi niente, non è male, però non è molto molto coprente. L'effetto su di me a me piace perché è molto molto opacizzante e allo stesso tempo idratante, mi piace davvero tanto. Un altro fondo che sto usando spesso è questo qui della Collection Professional che ho comprato in fiera ed è il Comfort Face, il numero 04, nella tonalità Sand. È un fondo compatto. Vedete, lo sto utilizzando davvero tantissimo. Questo è il colore. Rispetto a quello della Divage, molto molto più coprente. Molto molto più coprente, più corposo. E questo qui praticamente una volta steso si trasforma in polvere e non si avverte proprio sul viso. Infatti penso che il suo nome è dovuto proprio a questo effetto che ha sul viso, perché è davvero fantastico, mi ci sto trovando bene. Anche perché tramutandosi in polvere non mi fa l'effetto crepe in faccia, che è una cosa che io odio. Avendo comunque la pelle secca ho questo rischio, diciamo, e devo dire che questo fondo non mi fa nessun problema di questo tipo. Poi un ultimo fondo che sto utilizzando davvero tanto ed è la scoperta grazie a Regina in Neverland, come vi ho detto nel video precedente, è questo fondo della Barefaced Beauty, che è un'azienda minerale inglese con cui io ho avuto una collaborazione e mi avevano mandato proprio questo fondo. Io però non l'avevo calcolato perché all'interno porta dei brillantini. Voi direte, tu ti sei messa su un fondo con i brillantini, che cosa devi fare? La stessa cosa ha detto Regina in Neverland, però vi assicuro, perché è quello che ho su, che sono delle micro perlescenze che servono per riflettere la luce sul vostro viso. Quindi una volta applicato il fondo, vi assicuro che questi brillantini non si notano proprio, anzi, vi danno l'effetto viso radioso, viso con un incarnato, diciamo, perfetto, ottimale. Dura un sacco, pur essendo un fondotinta minerale. Il mio è Promise come colore. Ha un sottotono giallo che è perfetto per me ed è quello che mi vedete. Tengo questa luce sparaflesciata. Però, a parte il correttore che io utilizzo sempre, tutto il resto del viso l'ho usato lui e devo dire ha un'ottima ottima coprenza. Mi copre anche i rossori, non mi fa le crepe in faccia, vedete? Pur essendo un fondotinta minerale, io per questo non li uso, perché mi fanno le crepe in faccia. Questo qua no, e c'è davvero un sacco di prodotto, c'è 10 grammi di prodotto, e il prezzo non lo ricordo, però non costa tanto, e davvero ottimo. Poi vabbè, il consigliato da Regina Neverland, che per me è una garanzia, l'ho voluto provare dopo aver visto il suo video, e devo dire mi sta piacendo tantissimo. Ed è della Barefaced Beauty. Questo qui è il Mineral Foundation Promise.
Ha vinto anche dei premi questo fondotinta e però non mi ricordo, però quando me lo spedirono stava tipo una letterina dove spiegava tutti i premi che aveva vinto questo fondo e devo dire che è veramente molto molto valido. Bene, poi qualche altro prodottino che sto utilizzando, ovviamente le mie tinte della Splash, il mio bottino, cioè si può dire che il mio Cosmo Prof sono loro, sulle labbra, adesso mi vedete, è Criminal della LA Splash, perché non si dice la Splash, LA Splash, ed è questa. Una figata allucinante, allucinante. E poi ho anche questi altri colori qua che ve li ho mostrati tutti nelle varie foto indossati. C'è Duchessa, Duchess, penso si pronunci. Poi abbiamo questa qui che pure è stupenda, questo fucsia, mamma è stupenda, raga. Ed è la Bewitched. Poi c'è la Ninfadora, che è un bellissimo nude con un sottotono marroncino rosato. Poi c'è Evil Queen, che è figherrima questa tinta, però tende un pochettino a sgretolarsi, bisogna metterla con cura. E poi c'è un mascara di mezzo, che poi dopo vi faccio vedere. Ed è... Questo qua è la tinta marrone borgogna particolare, si chiama Spellbound, davvero stupende queste tinte. Quando sarà attivo, diciamo, il loro servizio di spedizione in Italia, io ho pensato vivamente di fare un ordine perché le voglio, cioè non mi interessa. Sono davvero buone, cioè io sto utilizzando davvero, mi faccio fatica a utilizzare altri tipi di prodotti sulle labbra perché davvero mi ci trovo bene. Fumo e non mi, vedete, non mi succede nulla, mentre con i rossetti, i gloss mi si sbavo tutta, mi si azzecca tutto vicino alla sigaretta, di conseguenza pure vicino alle mani, mi si sbava tutto quando bevo qualcosa o mangio qualcosa. Comunque queste tinte qua hanno una durata assurda e fantastiche. E poi volevo farvi vedere quest'altro mascara che io utilizzo in combo con il primer e il mascara grande della Grande Lash, ed è questo qui della Divage sempre, perché questo qui è un mascara volumizzante, quindi utilizzo quelli lì che sono allunganti. Poi per volumizzare come top coat utilizzo il Tube Your Lashes ed è un mascara volumizzante, è uno scovolino molto molto bello. Somiglia molto a quello della Too Faced, il Sex and Better, una cosa di queste, e ve lo straconsiglio. Vi lascio giù il link della Divage, perché comunque ci sono alcuni negozi in Italia di questa marca, quindi voi potete usufruire, insomma, direttamente dal negozio, e penso che hanno anche uno shop online. Al limite vi lascio anche la pagina Facebook dove potete contattarli e chiedere informazioni su dove trovare i loro prodotti, se c'è un negozio nella vostra città, insomma, queste robe qua. Tolgo da qui sopra il tutto. Poi vi volevo far vedere due prodotti che non posso proprio farne a meno. Questo correttore qui l'ho ricomprato ed è il Fit Me di Maybelline, il numero 10. Si può dire che è l'unico prodotto che ho avuto difficoltà a sostituire e l'ho dovuto ricomprare per forza ed è fantastico. Ha lo stesso, ha praticamente la tonalità 10, lo stesso sottotono mio, cioè giallino. Cioè, mi trovo troppo troppo bene, ha una coprenza, mi rende uno sguardo bello, luminoso. L'ho utilizzato anche adesso, lo straadoro, raga, non potete capire. E poi vi volevo far vedere un ultimo acquisto che ho fatto al Banchetto Magico, l'ho fatto ieri, se non erro, ed è questo blush con questo packaging figherrimo. Non so l'azienda, però sono andata a vedere su internet ed è un'azienda inglese. Perché dietro vedete non ha l'etichetta, perché questi comunque sono prodotti. Vedete quanto è figo sto blush, quello che mi vedete su. Comunque è un effetto molto naturale perché va miscelato, è troppo troppo bello, troppo troppo bello, non potete capire, sono troppo gasata di questo acquisto, perché poi le perlescenze, ora che c'è il sole, è coloro marroncino, cioè bellissimo.
troppo troppo bello, si sfuma una bellezza, vi faccio vedere, e dà proprio un effetto sano al viso, proprio bello, mi piace, ve lo volevo far vedere anche perché ha un packaging stupendo, cioè tutto intagliato, veramente bello, perché poi il banchetto magico secondo me sta giungendo alla fine, insomma, perché comunque sta portando un sacco di roba contraffatta, tutta roba falsa, e non sto comprando quasi nulla da loro, perché la roba è falsa, raga. Questo l'ho trovato e l'ho comprato perché tutta la roba originale non ha dietro l'etichetta. Alcune cose sono già scatolate, quindi sono originali e tutto, però alcuni prodotti, diciamo, singoli che vedete sui banchi, quando non hanno l'etichetta dietro, sono originali. Quelli con l'etichetta, tutti belli che carini, con i vari nomi delle aziende, a parte che alcuni sono palesemente falsi. Questo qui, cioè, a parte il packaging che si vedeva che era di buona manifattura, però non lo so, mi è piaciuto un sacco pure la cialda com'era, cioè non poteva essere un pezzotto. Infatti è una marca conosciuta in Inghilterra, aiutatemi voi se la conoscete perché è davvero stupendo. E niente, sta finendo anche il banchetto magico, raga. Che cazzo c'entra la sigaretta? Quindi sono molto triste di sta cosa, veramente non è bella che mi portano solo merdate, non esiste proprio, veramente non esiste. E per ultime, ma non per importanza, vi volevo mostrare la palettina di correttori che vi ho mostrato anche nel video precedente, che utilizzo per farmi il contouring, e utilizzo questa qui marrone e questa qui per fare il punto luce sul naso e nei vari punti, ed è davvero molto molto buono come prodotto. Vi consiglio di utilizzarla. Allora, il marrone ovviamente con un pennellino, però questo qui, alcuni correttori, di scaldarli con le mani perché sono un po' secchi come consistenza. Però per il prezzo che ha è una palettina che vi consiglio, soprattutto per iniziare a fare un contouring in crema, non ci volete spendere molto, è una palettina di pochi dollari ma efficace. E poi per ultima, ma non per importanza, ho ripreso ad utilizzare la mia amata Rockstar Palette di The Balm, la Balm Jovi, che non per qualcosa, ragazze. Questa palette adesso viene osannata da tutto il mondo di YouTube perché la The Balm Europa ha collaborato con diverse YouTuber e ha mandato questa palette qui, che questa palette qui esiste da 2 anni, perché io ce l'ho da 2 anni, questa me la regalò il mio ragazzo per un compleanno. E la presi proprio perché era una delle palette più complete che ha la The Balm, perché è magnetica, come potete vedere, all'interno, vabbè, ha questo specchio fighissimo. Questi sono i colori, vedete? Si vedono bene. Questo è l'illuminante che mi ha detto Federica è identico a quello della The Balm, Illuminizer della The Balm. Ha detto è proprio lui, solo che qua lo si chiama Disco Disco Solid Gold Luminizer. È uguale al Mary Lou Luminizer, esatto, scusatemi. E poi c'è questo blush molto molto carino che si chiama Pop, Don't You Want Me, ed è un blush pescato molto molto carino. Poi ci sono tutti questi ombretti con dei nomi fighissimi. Io in particolare sto utilizzando tantissimo Allegro, che è questo marroncino qua, l'ho usato anche oggi per questo trucco, mi ci trovo davvero benissimo. E poi sotto porta questi due prodotti multiuso. Si possono usare sia per le labbra che per le guance. Quindi è davvero una palette super super completa. Esiste già da tempo, quindi non, voglio, non fate tutte per tutte le YouTuber che l'hanno usannata fino alla morte. Questa palette esiste da 2 anni, cioè non avete fatto la scoperta dell'acqua calda. È perché ve l'hanno inviata e state straparlando. Ma ragazzi, vi assicuro, compratela perché è favolosa. Secondo me è la migliore palette che ha fatto la The Balm, a parte quelle lì matte che pure sono belle, però questa qui è completa, c'ha davvero tutto e ve la potete portare per un viaggio tranquillamente perché riuscite a ricreare tutti tutti i tipi di look. E niente ragazze, io vi mando un bacione. Sono contenta che il video si sta registrando decentemente. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!